Buon pomeriggio, benvenuti tutti e tutte per questo secondo incontro del corso di formazione per docenti, conflitti di memorie, identità, spostamenti forzati e migrazioni, organizzato, ricordo, dagli Istituti Storici per la Resistenza del Veneto in collaborazione con l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri ed il Centro Studi Ettore Lucini di Padova. Detto questo, gli interlocutori e gli ospiti sono Raffaele Crocco, giornalista, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, che relazionerà insieme a Beatrice Taddea Salpini, che è la fondatrice e la collaboratrice dell'Atlante. Entrambi tratteranno un tema che riteniamo attualissimo, interessantissimo e direi anche delicatissimo, dati i tempi, e l'argomento appunto è quello della guerra, la guerra nel tempo, nello spazio, come raccontarla, come declinarla da un punto di vista didattico, ovviamente ai fini di una educazione alla pace per i nostri studenti. Chiunque avrà interesse poi a porgere domande ai nostri relatori alla fine dei loro interventi potrà farlo scrivendo sempre nella chat. Sarà cura poi della nostra collega, la professoressa Maria Olivieri, raccoglierle e porgerle ai nostri relatori appunto alla fine dei loro interventi. Detto questo, io passerei alla presentazione diciamo, dei nostri ospiti graditissimi, quindi il dottor Raffaele Crocco, che è di Verona, nato a Verona, giornalista, scrittore, documentarista, ideatore e direttore del progetto Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo ed è presidente dell'associazione 46esimo Parallelo e che lo amministra. È stato caposervizio e conduttore del TG regionale RAI a Trento e collaboratore delle rubriche Est, Ovest e Mediterraneo. Ha lavorato per numerosissimi quotidiani, televisioni, settimanali, radio, siti web. È stato inviato in zone di guerra per Trieste Oggi, per il Gazzettino, il Corriere della Sera, il Manifesto, Liberazione, raccontando appunto le guerre nella ex Jugoslavia, in America centrale, nel vicino Oriente. Ha narrato Tangentopoli, appunto sui social, di social forum mondiali di G7 e G8. Ha fondato riviste quali il mensile Mais nel 1997, il quotidiano online Peace Reporter con Gino Strada nel 2003, e appunto l'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo nel 2009. Dal 2021 è direttore di Unimondo. Beatrice Taddei Saltini, invece, è nata a Firenze e si è diplomata all'Istituto Magistrale. Dal 2009 collabora al progetto Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, occupandosi soprattutto di progetti didattici. Ha lavorato come coordinatrice dell'area Migrazioni Forzate, Accoglienza Straordinaria e Ordinaria per l'associazione ATAS ONLUS di Trento fino al 2022. Per la medesima associazione ha lavorato come operatrice di comunità nell'ambito di un progetto europeo. Dal 2003 al 2006 è stata responsabile degli uffici stampa per APT di Folgheria e Terme di Rabi in Trentino. Nel passato meno recente, dal 1977 al 92, è stata funzionaria amministrativa presso il Consorzio per la Zona Agricola e Industriale di Verona. Dal 92 al 97 ha collaborato alla realizzazione di reportage dal centro del Sud America e dal 97 al 2000 ha coordinato la segreteria dell'Associazione Amici Vicini ONLUS. Ringraziamo entrambi gli ospiti che hanno accettato il nostro invito e quindi lascio loro la parola. Bene, allora tocca a me cominciare. Una buonasera, un buon pomeriggio a tutte e a tutti. Devo dire che ogni volta che si sente
Ci sono queste presentazioni, uno si rende conto di quanto è diventato vecchio. Questa è un po' la parte negativa di questa fase di presentazione dei curriculum, perché l'accumulo di cose va bene, però insomma, detto questo e lasciando perdere questo, grazie all'invito, in realtà è sempre molto importante e bello per noi cercare di raccontare la nostra attività, quello che facciamo come Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, ormai da 16 anni, un progetto che ha anche lui una certa anzianità di servizio. Progetto che è nato proprio per la voglia di raccontare le guerre, per fare capire che le guerre non sono uno strumento utile per risolvere le questioni internazionali. Ora, io questo lo dico sempre in premessa di ogni chiacchierata che facciamo, si tratti, come in questo caso, di una chiacchierata comunque all'interno di un percorso di formazione, sia che si incontrino persone, associazioni, studenti, insomma, in altre occasioni. E noi facciamo un'informazione assolutamente di parte. Non facciamo un'informazione neutrale. Si potrebbe aprire un lungo dibattito e una, come dire, un ciclo di formazione sulla questione della formazione obiettiva, non obiettiva, insomma, su queste cose. Facendo questo mestiere da 40 anni, ne ho parlato spesso. Noi pensiamo però che essere molto chiari su questo, cioè noi facciamo una informazione che è mirata a costruire un'idea di pace, sia fondamentale per far capire perché facciamo alcune cose e perché abbiamo fatto alcune scelte che diventano poi le scelte di narrazione, di racconto, le cosiddette scelte editoriali, ma anche le scelte didattiche che portiamo veramente nei 100 incontri all'anno che facciamo nelle scuole italiane, o in altre occasioni. Un'informazione di pace, quindi, di parte, quindi schierata dalla parte della pace e dalla parte dei diritti umani, e che vuole raccontare quindi la guerra nella sua, come dire, totale inutilità. Principio di fondo è che la guerra è sempre evitabile, e la guerra diventa evitabile se noi riusciamo a costruire un racconto della guerra differente da quello che è sempre stato fatto. Ora, mi rendo conto che fare un discorso di questo genere a chi si occupa, come gli istituti storici della Resistenza, comunque di pezzi di storia, e quindi ha un approccio molto scientifico anche al tema e alla questione della storia, fatto da parte di chi è come me giornalista o di come Beatrice si occupa comunque di questo tema come operatrice, è abbastanza presuntuoso, appunto. Però insomma noi ci proviamo a raccontarvi, a spiegarvi come tentiamo di raccontare la guerra, di spiegare la guerra partendo da punti di vista differenti. Ecco, la questione del punto di vista per noi è centrale. Quali sono i punti di vista? Cosa serve? Cos'è un punto di vista? Pensate, io vi ho detto prima, noi siamo di parte, quindi raccontiamo la guerra puntando alla pace, che è una cosa completamente differente, ad esempio, da raccontare la guerra pensando alla geopolitica, che è la disciplina, non la scienza, perché appunto la geopolitica non è una scienza, ma una disciplina, e la disciplina che oggi, come dire, utilizziamo maggiormente per cercare di spiegare cosa succede nel mondo. Raccontiamo la guerra in Ucraina, cercando di capire gli interessi di sistema della Russia, le ragioni per cui la Russia ha attaccato l'Ucraina, gli interessi di sistema dell'Ucraina, le ragioni per cui l'Ucraina si difende e cerca di respingere l'attacco, gli interessi degli alleati dell'Ucraina, gli interessi degli alleati della Russia, e quindi un punto di vista preciso, quello della geopolitica, interessi di sistema. Ecco, noi cerchiamo di inserire nel racconto punti di vista differenti, perché il punto di vista è quello che determina poi tutto il racconto. Noi siamo partiti da due elementi fondamentali che nascono dall'esperienza sul campo. Vi ripeto, tenete presente che il nostro lavoro, nostro, ma anche di tutti quelli che lavorano con noi, la redazione dell'Atlante ormai è un'entità robusta, e anche il gruppo, il corpo di collaboratori è un'entità sufficientemente robusta, fondamentalmente è formata da persone che hanno vissuto sul campo l'esperienza o delle guerre o delle crisi interne ai paesi, delle crisi cosiddette internazionali, delle crisi per i diritti umani, delle crisi politiche all'interno di aree del pianeta, quindi esperienza sul campo.
E allora la traduzione, il racconto che abbiamo scelto di fare, parte proprio dalle esperienze personali che abbiamo fatto, cioè da vivere all'interno delle guerre, all'interno dei conflitti. E questo cambia la prospettiva. È differente la prospettiva vista dall'interno, si scelgono dei punti di vista differenti. I due punti di vista che noi abbiamo scelto per il racconto sono uno, stare dalla parte delle vittime, che sono i veri protagonisti delle guerre moderne. Le guerre a partire dal 1918 a oggi hanno assunto forme completamente differenti dalle precedenti. Noi abbiamo questa immagine molto antica e molto romantica della guerra come scontro fra due eserciti in un'immensa pianura che si confrontano. Siamo ancora fermi all'immagine degli oppliti, avete presente, insomma, i soldati, i cittadini soldati dell'antica Grecia che si correvano incontro con lo scudo. Ecco, noi al posto dello scudo e delle cose vediamo le trincee, vediamo i carri armati che si scontrano, gli eserciti che si scontrano. In realtà le guerre moderne non sono più questa cosa qui. Le guerre moderne oggi sono l'applicazione sul campo di una strategia precisa che è terrorizzare la popolazione civile. L'obiettivo non è più l'annientamento del nemico. L'esercito italiano che nel 1915 passa l'Isonzo, cerca di andare verso le terre che pensa il redente, cioè le terre che vuole annettere al proprio territorio, e per fare questo l'obiettivo che ha è annientare, distruggere l'esercito avversario, quello austriaco. Ne nasce una guerra di trincea di molti anni, molti mesi. Ecco, non è più questo. Oggi l'obiettivo strategico è quello. Oggi, se l'Italia volesse raggiungere quell'obiettivo, e volesse quindi fare la guerra a un fantomatico impero austriaco ancora esistente, inizierebbe a bombardare a tappeto Vienna, le città austriache, le campagne austriache, a colpire i cittadini austriaci dell'impero per convincerli ad arrendersi, a cedere, a dichiararsi sconfitti in nome di una sicurezza che non c'è più. Questa è una strategia nata negli anni 20, grazie a un militare italiano, il generale Douai, che è stato il primo capo dell'aviazione, della neonata aviazione Regia, che ha appunto immaginato che i cosiddetti bombardamenti strategici, cioè colpire i civili a grande distanza dalla cosiddetta linea del fronte, fosse funzionale per indebolire e terrorizzare gli avversari. Ora, questa teoria del terrore si è spostata dall'uso dell'arma aerea, assai diffuso nella Seconda Guerra Mondiale. Ricordatevi i bombardamenti che ci sono stati. Pensate al bombardamento di Dresda per 10 giorni, l'equivalente, anzi, una quantità di esplosivo maggiore rispetto a quella delle due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. L'incendio di una città, il calore si sentiva a decine di chilometri di distanza, 220.000 morti, una strage, una vera strage. Ecco, si è passati dal solo utilizzo del terrore attraverso l'arma aerea, che è quella che consente di colpire più lontano, a un terrore anche più diffuso, che è nella violenza sui civili, sulle donne, sugli uomini, e nel costringere alla fame le popolazioni, quello che sta facendo la Russia, ad esempio, con gli ucraini, no? Costringendoli l'inverno a stare al freddo e alla fame. Insomma, il terrore è diffuso. Quindi, se il terrore è diffuso e se oggi, come dicono le statistiche, se 100 sono i morti, 90 sono civili e 10 sono militari, è chiaro che i civili sono diventati veri protagonisti della guerra, molto molto più di un tempo, perché una volta le guerre avevano come protagonisti i militari, i soldati, i generali che le combattevano. Oggi hanno come protagonisti le persone che resistono e che cercano di sopravvivere nell'Aleppo assediata della guerra in Siria o nella Sarajevo assediata della guerra negli ex Balcani, solo per citare due casi che ci sono più noti. Loro sono i veri protagonisti, perché sono loro alla fine che determineranno e decideranno in qualche modo l'andamento della guerra. Quindi bisogna cominciare a raccontare la guerra cambiando prospettiva. Non ci interessa più tanto, sì, certo, ci interessa e ci mancherebbe il racconto dei politici o dei generali, ma ci interessa molto di più il racconto di chi la guerra la subisce e in qualche modo vorrebbe uscirne. Questo è un punto di vista. Il secondo punto di vista, che è quello che ci dà anche una forma vera, visto che appunto noi siamo atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, è chiaramente la geografia. Ora, si potrebbe discutere a lungo sul perché abbiamo scelto la geografia come sistema, ci sono delle ragioni anche molto poco scientifiche, devo dirvi.
e cioè legate alla passione personale per i viaggi, per la geografia, per gli Atlanti, quando, non so se voi lo facevate quando eravate più giovani, con il mappamondo, no? Di farlo girare, poi col dito, tac, fermarvi, dicendo io andrò qui. E 9 volte su 10 eravamo in mezzo all'oceano pieno, perché insomma il mondo è tanto pieno d'acqua. Però insomma, al di là di questo, la scelta della geografia, al di là delle passioni personali, è stata perché ci siamo accorti che usare la geografia, materia ormai quasi ignorata nelle scuole, abbiamo scoperto negli anni, con molto dolore. E la geografia ci permette di fare un lavoro fondamentale che, anche qua, parlando sempre con gli storici, mi imbarazza, però insomma, noi ci proviamo, e cioè la geografia ci permette di spezzare la linea della storia. La linea di questo racconto assurdo che ci viene fatto e che i fatti, scusate il gioco di parola, dimostrano assurdo, che la guerra sia parte integrante e inevitabile della storia dell'umanità. Una linea continua, lineare, perfetta, che ci porta dagli assiro-babilonesi a oggi, con il fatto che noi continuamente abbiamo avuto guerra e che il nostro sviluppo umano pare sia nato attraverso la sopravvivenza a queste guerre, o quegli strumenti di cui ci siamo dotati per sopravvivere a queste guerre. E questa è una cosa che a me ha sempre colpito, devo dirvi. E sapete perché mi ha colpito? Per un'esperienza, anche qui, per l'esperienza personale. La prima volta che mi sono trovato in una guerra vera è stato quando la Slovenia ha proclamato la propria indipendenza nel 1991. Io, per una serie di ragioni, fatalità, sono stato il primo giornalista italiano a vedere l'avanzata dell'armata federale, allora era ancora l'armata federale jugoslava, in Slovenia, per occupare le linee della frontiera slovena, no? E impedire che la Slovenia in qualche modo diventasse autonoma, indipendente. Quindi c'era l'esercito che avanzava e c'erano i primi combattimenti, ed erano combattimenti, come dire, molto di guerriglia, cioè c'era un esercito regolare che avanzava e una lotta di popolo fondamentalmente. E mentre c'era questa cosa, mentre si combatteva, mentre in un posto si combatteva a 10 km di distanza, i contadini continuavano a lavorare nei campi come se niente fosse. E nelle cittadine a 20 km di distanza la gente andava a fare la spesa regolarmente. Cioè c'era una frattura così netta nel racconto e nell'immaginario che io avevo, ad esempio, della guerra, ma penso che sia un immaginario comune, fra la maestosità di quell'atrocità che si chiama guerra, il fatto che racchiuda ogni cosa all'interno di questo orrore, e la realtà di una quotidianità, di una vicenda fatta di piccole cose e di particolari legati a un territorio. Per cui dove si combatte c'è la guerra, ma dove non si combatte non c'è la guerra. Si spezza la linea. E allora ho immaginato che questa linea si potesse spezzare anche nella storia, e quindi che non ci sia in realtà una continuità. Allora, cercando di applicare, come dire, questo ragionamento e di applicarlo alla geografia, ci siamo accorti che la storia della guerra, la storia dell'umanità, la potremmo raccontare in modo completamente differente, spezzando appunto questa continuità, evitando di immaginare e quindi di far credere e quindi di educare le persone all'idea che la guerra sia inevitabilmente legata alla nostra storia umana. Ci sono luoghi del mondo che per secoli non hanno conosciuto la guerra. E mentre questi luoghi erano all'oscuro della guerra, non vivevano la guerra e sviluppavano una cultura, una società, una civiltà completamente fuori e al di fuori della guerra, in altri posti del mondo si combatteva, e noi quando parliamo della nostra storia umana parliamo di quei posti e non dei posti in pace. E allora dobbiamo cominciare a giocare con la geografia. Spezzare, ad esempio, il racconto dell'impero romano sempre in guerra. Sì, l'impero romano era sempre in guerra, è vero. Gli imperatori lottavano per la sicurezza dei confini contro i traci, contro i daci, contro giù nel vicino Oriente, contro i parti. Però mentre succedeva questo, ad esempio, un contadino della penisola iberica per 2 secoli non ha mai conosciuto guerra e ha sviluppato cultura, tecnologia, filosofia, arte
indipendentemente, a prescindere dalla guerra, in assenza di guerra. Ecco, allora la domanda è perché non andiamo a studiare quello che hanno fatto questi contadini iberici per 2 secoli di vita dell'impero romano e non studiamo l'impero romano per quello che era là dove non si combatteva e lo studiamo sempre invece per quello che è stato legato ai generali, alla vita degli imperatori, alla guerra, alla guerra, alla guerra, alla guerra. Un metodo per educare noi esseri umani al fatto che la guerra in qualche modo può essere accettabile. Quindi abbiamo inserito la geografia nel nostro racconto, teniamo la geografia, abbiamo la geografia come cuore del nostro racconto e per fare la geografia, appunto per usare la geografia, chiaramente usiamo le carte geografiche e abbiamo, magari un po' ingenuamente, scoperto un sacco di storie interessanti legate alle carte geografiche che adesso vi raccontiamo. Probabilmente molte di queste storie già le sapete, però rimetterle insieme, riraccontarle, riraccontarcele, credo che sia interessante. E allora io partirei con la prima immagine, questa, che è un'immagine che voi conoscete, che conosciamo tutti e che adesso vi racconterà invece Beatrice. Sì, buonasera a tutte e a tutti, grazie dell'invito anche da parte mia. E partiamo da questa immagine perché questa è un'immagine del mondo vista secondo gli occhi di una persona del 1500, perché è una cartografia che a noi risulta molto familiare, perché la cartografia con cui abbiamo fatto le scuole elementari, le scuole medie e spesso le scuole superiori e che spesso ritroviamo ancora nelle classi, quando ancora si riesce a trovare qualche carta geografica appesa al muro, è quello che ci racconta una visione del mondo. Una visione nel mondo nata nel 1550, quando dall'Europa si doveva arrivare in altri luoghi, e soprattutto nelle Nuove Americhe, per vedere che cosa ci fosse da poter riportare in Europa per poter arricchire l'Europa. Quindi è una cartografia che tiene in considerazione una cosa, e cioè l'Europa come centro del mondo. L'Europa che è al centro del mondo. Se noi vediamo l'Europa non è tanto grande, ma guardiamo questa cartina, l'Europa è al centro del mondo. L'Europa è quello che è importante. Il resto è raccontato, sì, le coste sono raccontate perché sono utili per quello che serve per la navigazione, per riportare, per rientrare, per capire come è fatto più o meno il mondo, ma non è la realtà di come è realmente il mondo. E noi come Atlante abbiamo raccontato e stiamo raccontando quello che sono le guerre e le atrocità che succedono nel nostro globo, partendo appunto dal punto di vista delle vittime, quindi delle persone che vivono, dei civili, delle persone che vivono la guerra e che la subiscono. Ricordandoci sempre, e questo è una cosa che spesso magari rimuoviamo anche per sopravvivenza, che i civili che subiscono le guerre siamo noi, cioè le persone come noi che improvvisamente si ritrovano a dover subire questo. E lo facciamo proprio anche per quello che è stata la nostra storia europea, perché al di là del fatto di essere stati dei predatori, eccetera, e di aver subito i nostri nonni e i nostri progenitori qualcosa di atroce come la seconda guerra mondiale, però a seguito di quella seconda guerra mondiale sono nate anche delle cose interessanti, come la Dichiarazione Universale dei Diritti della Persona, quei 30 articoli che ci raccontano che ogni essere umano, indipendentemente dal luogo in cui nasce, cresce e muore, è comunque un essere umano che ha diritto a tutta una serie di possibilità e quindi ha una serie di diritti soltanto per il fatto di nascere. E allora, dopo alcuni anni da questa Dichiarazione Universale dei Diritti della Persona, nascono le Nazioni Unite che possono essere messe in discussione ora come potevano essere messe in discussione allora, ma che comunque danno la possibilità ai paesi di discutere e di capire come si possono trovare delle soluzioni a delle cose, nasce anche un altro modo di vedere la geografia, che è determinata dal fatto che appunto tutti gli uomini e le donne sono uguali e per essere uguali i geografi si interrogano e capiscono che bisogna, questa è una carta che forse molti conoscete, la carta di Arnold Peters, bisogna che per essere tutti uguali abbiano tutti i medesimi diritti e le medesime possibilità e quindi disegnano il mondo
tenendo in considerazione quelli che sono i chilometri quadrati occupati dai vari continenti e di conseguenza tenendo in considerazione anche il nord e il sud e riportando le proporzioni corrette di quelle che sono i continenti che occupano il globo terracqueo. Chiaramente il ragionamento di portare una cosa tondeggiante su un foglio piano ha degli errori che vengono riportati per quanto riguarda la prima cartografia vista in maniera assolutamente poco attenta a quelle che sono le proporzioni di quello che si sta vedendo. In questa cartografia vengono condivisi da tutti quanti i territori che vengono descritti geograficamente. E cosa succede? Ci si rende conto improvvisamente che l'Europa non è così tanto grande. L'Africa è molto più grande di quella che disegnava Mercatore, l'America del Nord è molto più piccola di quella che disegnava Mercatore, l'America del Sud è molto più grande. Ci si rende conto anche che i ghiacci, soprattutto quelli della parte superiore, sono più alti e con una forma leggermente diversa e più piccola di quello che raccontava Mercatore, di quello che noi abbiamo imparato a scuola. Un'altra cosa che è interessante, spesso nelle cartine geografiche, soprattutto nelle cartine geografiche politiche, i paesi rappresentati soprattutto nel continente africano, nel continente sudamericano o in quello che è la parte asiatica, riportano il colore dato dalla nazione che li aveva colonizzati. Peters pensa che per essere tutti uguali ogni continente debba avere un colore e quindi disegna una carta in cui i colori siano uguali indipendentemente dal fatto che ci siano paesi colonizzati oppure no. È evidente che anche questa cartografia è una cartografia di parte e non rappresenta effettivamente il mondo così com'è. Però possiamo vedere effettivamente, se andiamo sulla successiva diapositiva, quali sono le differenze. E una cosa che salta all'occhio immediatamente, credo, è il fatto di vedere che Mercatore, nel suo portare il globo e mettere l'accento sul fatto che l'Europa fosse una cosa importante, era riuscito anche a spostare la linea dell'equatore. Peters riporta la linea dell'equatore al posto corretto e posiziona i continenti per quello che sono, dando le proporzioni corrette. Quindi, come vedete, abbiamo scelto e dato enfasi a questo punto di vista ulteriore proprio per capire da che punto noi partiamo, anche quando parliamo delle cose che di cui ci occupiamo all'interno, soprattutto delle guerre, dei conflitti, delle migrazioni, di cui ste parlate anche in questo corso. Diamo un'importanza al nostro essere europei che forse è importante perché noi siamo europei e noi siamo italiani, ma per gli altri ha un'importanza diversa. E si può vedere con la diapositiva successiva quelle che sono le differenze proprio anche che visive di quello che è la carta Peters Mercatore. Ecco, questo è il punto da cui noi siamo partiti proprio per dare importanza a quelli che sono i diritti delle persone che vivono le guerre, a quelli che sono i diritti delle popolazioni, delle persone che sono anche costrette ad emigrare, a spostarsi proprio per evitare di stare in zone che vivono. Sì, tenendo proprio ferma questa carta, la questione è molto semplice. Il disegno, come noi disegniamo il mondo e come lo guardiamo. E come guardiamo il mondo è in realtà la somma delle azioni che mettiamo in campo per rendere il mondo, adesso uso una classificazione molto, mi rendo conto, superficiale, però insomma fateci voi poi la misura, un mondo migliore o peggiore? Cioè un mondo dove le risorse, la ricchezza, i diritti sono più equamente distribuiti o meno equamente distribuiti, e anche come prospettiva. Cioè, guardando le carte geografiche si scoprono veramente una serie di cose assolutamente interessanti. E guardando le carte geografiche, studiando le storie legate alle carte geografiche, ascoltando i racconti che ti fanno, si scoprono delle cose interessanti, ad esempio, interessanti quando si parla di guerre. Quando si parla di quello che può succedere, del perché, delle ragioni per cui accadono certe cose. Ad esempio,
con una carta geografica in mano oggi, noi, se è una carta geografica aggiornata, potremmo capire le ragioni della decadenza degli Stati Uniti. Che è fantastico perché se ne parla molto, ma si spiega poco, ad esempio, questa cosa. E in un mondo in cui i traffici sono ancora legati al mare, le merci navigano ancora, viaggiano ancora per mare, il 95% delle merci del pianeta navigano per mare. Se voi avete un'automobile giapponese o usate un computer coreano o di Taiwan, insomma, avete qualcosa che viene da là, dall'Asia, la cosa vi è arrivata via mare. Le merci non viaggiano per aria con gli aerei. Le persone ricche viaggiano per aria, le persone povere viaggiano come le merci, anzi peggio delle merci, e poi ci sono le merci che viaggiano. Questo è il quadro. Quindi controllare le rotte, controllare i passaggi, controllare le vie di comunicazione marine è fondamentale. Chi controlla quello controlla il mondo. La battaglia per il controllo del mondo, il grande risico, si gioca sul controllo delle rotte navali, ancora oggi, esattamente come c'era ai tempi dell'impero britannico, per citare uno degli imperi recenti. Gli Stati Uniti sono gli eredi dell'impero britannico. La loro potenza nasce quando decidono di uscire dalla politica isolazionista che avevano mantenuto saldamente per tutto il XIX secolo e decidono di farlo con un atto molto preciso, che è il controllo del passaggio delle merci dal Pacifico all'Atlantico o viceversa. Sto parlando ovviamente del canale di Panama. Avete presente, no? Cuore del Centro America, canale di Panama. Si accorcia la via che porta le merci dai luoghi dove vengono prodotti, l'Asia, perché da sempre l'Asia è la produttrice delle merci o è la terra che ha le merci più pregiate da trasportare. La via più breve per portarle là dove le merci si consumano, che è sempre l'Europa. Ancora oggi. Oggi, quando si parla del mondo, quando si parla dell'economia mondiale, noi abbiamo tre capisaldi: l'economia produttiva e il primato spetta all'Asia, alla Cina e ai paesi asiatici. La finanza, e lì sono gli Stati Uniti, e il mercato. Il mercato siamo noi europei, che anche se siamo piccoli, 500 milioni di esseri umani, siamo il mercato più forte, anche qui bisognerebbe ragionare perché è importante capire per quali ragioni siamo più forti. Quando c'è, ad esempio, ci sono gli Stati Uniti che finanziariamente sono più forti, o l'Asia che produttivamente è più forte. Beh, siamo più forti perché in realtà abbiamo la migliore distribuzione della ricchezza, particolare a cui non pensiamo quasi mai, ma che è fondamentale. Avere una ricchezza meglio distribuita, cioè una minor forbice tra il più povero e il più ricco, com'è in Europa, crea un mercato più capace di comprare e quindi più ricco. Detto questo, gli Stati Uniti diventano una grande potenza intorno al 1920, alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando il canale di Panama diventa operativo. Ora, per conquistare il controllo di Panama, gli Stati Uniti ne hanno combinati di tutti i colori, perché non c'è stata solo la costruzione del canale, ma per controllarlo hanno fatto un golpe in Colombia. Hanno staccato la Repubblica di Panama da Colombia, che fino al 1900, nel primo 1900, era territorio colombiano, e hanno messo in piedi, ricordatevi quello che vi dicevo prima, il controllo dei governi, hanno messo in piedi un governo che era loro favorevole, e con questo governo hanno contrattato il diritto a gestire loro il canale. Questo ha ucciso completamente, ad esempio, una parte del mondo, come lo Stretto di Magellano, Punta Arenas in Cile, città meravigliosa che fino ai primi del Novecento era una città ricchissima, in fondo al Cile non c'è nulla, non c'è nulla. Per arrivarci bisogna arrivarci ancora oggi o passando dall'Argentina o in aereo o in nave, non c'è una strada diretta che da Puerto Montt, l'ultima città, porta a Punta Arenas. Punta Arenas all'epoca era una città ricchissima perché tutti i traffici mondiali dal Pacifico all'Atlantico e viceversa passavano dallo Stretto di Magellano e si fermavano lì. Punta Arenas scompare, praticamente diventa una città fantasma, oggi è una città meravigliosa, ma fantasma, e Panama diventa il centro, l'ombelico del mondo, perché tutto passa da lì e tutto è controllato dagli Stati Uniti.
Peccato che oggi, per effetto del cambiamento climatico, il mondo si è cambiato. I ghiacci si sono sciolti e si è aperta una nuova rotta, che è la rotta artica, quella che passa a nord. 40% di risparmio di tempo e di denaro per portare le merci dall'Asia all'Europa. E chi controlla la rotta artica? Per 9 undicesimi è controllata dalla Russia. E quindi noi oggi abbiamo la Russia che sta scoprendo la possibilità di gestire una rotta significa gestire i pedaggi, le tariffe, i porti. È una ricchezza infinita. Ecco, può gestire questa rotta per 9 undicesimi e qual è il maggior fruitore di questa rotta? La Cina. Ora vedete che se noi pensiamo a questa cosa, alla rotta artica, capiamo meglio le ragioni per cui oggi Cina e Russia sono alleate. Perché c'è una convenienza reciproca. Un paese poco potente dal punto di vista economico, come è la Russia ha un'economia ridicola rispetto al proprio racconto di essere una potenza mondiale. Pensate che, se adesso, se non ricordo male, la popolazione russa è più o meno 3 volte la popolazione italiana. E la Russia ha un prodotto interno lordo, credo, di 1.400 miliardi di dollari l'anno. L'Italia ha un prodotto interno lordo di 1.800 miliardi di dollari, giusto per capirci, no? La forza dell'economia. Quindi, un nano economico che però ha questa ricchezza infinita che può mettere a disposizione di un gigante economico. E quindi un'alleanza che diventa strategica, ma un'alleanza che cambia completamente gli equilibri. Gli equilibri che noi abbiamo conosciuto fino ad oggi, con una potenza dominante, gli Stati Uniti, che si trova in grande difficoltà perché non ha più il controllo delle rotte che contano, perché le navi cinesi o le navi che producono merci in Asia, in quella zona dell'Asia, in quello che noi chiamiamo Estremo Oriente, passano dal Mar della Cina, vanno a nord, non vanno più giù verso l'America Centrale, vanno a nord, passano da nord e arrivano in Europa. Pensate che fino a 20 anni fa quella rotta, quella artica, era solcata da tre navi, erano tre rompighiaccio ex sovietici, poi diventati russi. E il costo di trasporto era una follia, cioè i russi si facevano pagare follie per... L'anno scorso, se non ricordo male, il dato sono passate 35.000 navi quella rotta. Quindi è un mondo che sta cambiando e la geografia ce lo racconta. La geografia ci racconta le ragioni per cui oggi gli Stati Uniti sono in rotta di collisione con la Cina, con la Russia e con un mondo che sta puntando a modificare gli equilibri dei commerci mondiali completamente. Quindi sono i punti di vista che contano. La geografia ci racconta anche un sacco di altre storie, ad esempio, se avete tempo e voglia, letture che vi consiglio, scoprire per quale ragione intorno al 1490, cioè da quando Colombo per noi ha scoperto l'America, per i nativi americani ha occupato l'America. Vedete anche qui come cambiano le cose, no? Beh, è fantastico. Cioè, le parole sono stupende. Le parole legate alla geografia sono meravigliose. Cioè, noi parliamo di Medio Oriente, Asia centrale ed Estremo Oriente. Già questo crea un po' di confusione, perché se c'è un Medio Oriente dovrebbe esserci un Vicino Oriente. E qual è per noi il Vicino Oriente? La Puglia, no? Perché geograficamente è lì, poi il Medio Oriente è là, l'Estremo Oriente è là in fondo. Quindi anche sulle parole bisognerebbe pensare, e non a caso nell'Ottocento quello che noi chiamiamo Medio Oriente era chiamato Vicino Oriente, perché appunto era vicino al cuore che è l'Europa. Va bene, ma questa cosa della centralità dell'Europa nel mondo rimane talmente radicata nella storia umana che viene ancora accettata in larga parte, in altre parti del mondo, tanto che gli Stati Uniti, quando parlano della Cina, parlano di Estremo Oriente, ma loro la Cina ce l'hanno a Occidente. Cioè, parlano della Cina come se si trovassero in Europa. E quindi è fantastico scoprire, ad esempio, perché vi dicevo, un luogo
fondamentalmente povero e arretrato culturalmente, come era l'Europa del 1400, del 1500, a un certo punto è diventata la potenza dominante, il luogo della potenza dominante per 5 secoli, perché è vero che per 5 secoli l'Europa ha dominato il mondo. Pensate ai grandi imperi. Tutte le terre emerse praticamente sono state conquistate da potenze europee, tutto il continente americano, nord a sud, buona parte dell'Asia, l'Oceania, tutta l'Africa a partire dal 1830, a parte qualche piccola isola di indipendenza rimasta. Pensate che tutto questo è nato per un particolare, per due particolari, uno legato a una questione tecnica, le tecniche di navigazione. Gli europei sono stati i primi a capire come si spingeva il vento delle navi. Per chi sa un po' di vela, vuol dire navigare di bolina, navigare col vento in faccia e quindi avere la possibilità di accorciare le rotte e di governare meglio la nave. Siamo stati i primi a scoprirlo, noi europei, e quindi i primi a poter navigare a lungo e su delle rotte anche complesse e difficili. L'altra questione più interessante, vi consiglio, se non l'avete già conosciuta come storia, di andare a scoprirla perché è davvero affascinante, e cioè il ruolo che un singolo personaggio ha avuto per creare le basi del grande impero britannico e del capitalismo che è frutto della cultura europea. E cioè questo pirata corsaro che si chiama Francis Drake, di come sia riuscito praticamente da solo a conquistare così tante ricchezze, scoprendo come passare dall'Atlantico al Pacifico, sorprendendo le navi spagnole, derubandole, portando tutto l'oro che aveva derubato, l'argento, tutto quello che aveva trovato in Inghilterra, creando le basi economiche per lo sviluppo dell'industria inglese. E, beh, è una storia affascinante. Cioè, pensare che parte della storia umana, dello sviluppo, sia della nostra storia, anche della nostra contemporaneità, sia nato dall'azione di un solo uomo è, devo dire, una cosa affascinante. C'è un libro che secondo me è illuminante da questo punto di vista, che vi consiglio, che è di un autore morto non moltissimo tempo fa, Edoardo Galeano, Le vene aperte del Sud America, che racconta della colonizzazione del continente americano e racconta in particolare questa storia, ed è veramente interessante. Quindi, insomma, la geografia è uno strumento utile per spezzare la narrazione e capire come possiamo raccontare altre cose, mettere al centro un diverso punto di vista. Questo, ad esempio, è un mondo rovesciato, no? Lo vedete? Cioè, nord-sud completamente differenti. Ecco, un'altra cosa che sta accadendo, molto, molto interessante in geografia, è una cosa che sta accadendo in geografia, ma accade in realtà anche nel racconto delle relazioni umane, delle relazioni di guerra, anche dei conflitti e degli scontri tra paesi, è che si stanno personalizzando i punti di vista, cioè si sta personalizzando il modo di guardare il mondo. Questo, ad esempio, è un mondo che si rovescia, per cui il nord diventa il sud e viceversa, ed è un mondo che rovesciamo. Ma ci sono delle carte in circolazione che sono affascinanti, che mettono dei singoli paesi al centro, ad esempio l'Australia e l'Oceania, la vedete? In questa carta è in alto a sinistra. Se fosse una carta tradizionale, nella carta di Mercatore che abbiamo visto all'inizio, sarebbe in fondo a destra. Ecco, ci sono delle carte disegnate appunto in Australia e Nuova Zelanda che mettono l'Australia e la Nuova Zelanda esattamente al centro della carta e tutto il mondo si sviluppa attorno, perché giustamente australiani e neozelandesi dicono: scusate, ma per quanto ci riguarda, siamo noi il centro del mondo. E quindi noi ci mettiamo lì. La stessa cosa sta succedendo soprattutto in Asia con le nuove cartografie che mettono la Cina al centro del mondo. Perché? Perché la Cina è tornata a essere quello che è stata per 2000 anni, cioè il centro del mondo, il baricentro vero del pianeta, il baricentro economico, il baricentro politico, il baricentro culturale. Tutto il pianeta per 2000 anni ha ruotato intorno alle invenzioni, alle tecniche, ai viaggi, all'economia cinese. Pensate che la Cina nel 1853, quando c'è stata la guerra contro la Gran Bretagna, la cosiddetta guerra dell'oppio, nel 1853 in Europa consideravamo la Cina come uno scarto della storia, come un luogo dimenticato da Dio e dagli uomini, ormai destinato a essere invaso e occupato dalle potenze europee che invece erano dominanti. Ecco, pensate,
che quando succedeva questa cosa, 1853, e noi pensavamo come europei questa cosa, in realtà la Cina controllava il 33% del commercio mondiale. Giusto per darvi un'idea, oggi che invece consideriamo la Cina come la grande potenza economica del pianeta, la Cina controlla il 14% del commercio mondiale, quindi infinitamente meno. Ecco, quindi i cinesi mettono loro stessi giustamente al centro perché loro dicono siamo noi. Ora, in tutta questa molteplicità di cose, cosa possiamo immaginare? Beh, possiamo rileggere ad esempio quello che succede nel contemporaneo. Oggi noi assistiamo a una serie di guerre, sono 31 le guerre del pianeta in questo momento. Noi parliamo sempre della guerra, ovviamente definirla guerra è già difficile, diciamo del massacro in corso a Gaza e della guerra in Libano, nel cosiddetto vicino Oriente. Parliamo molto dell'Ucraina, ma dimentichiamo che in questo momento si sta morendo e combattendo ancora in Siria, nello Yemen, nella Repubblica Democratica del Congo, in Mozambico, in Myanmar, dove c'è una dittatura feroce, muoiono i resistenti tibetani che si oppongono alla occupazione della Cina, insomma, si muore in tantissimi altri posti. E si muore in uno scontro che sta mostrando una fase abbastanza nuova del pianeta, cioè la possibilità di diventare multipolare. Non c'è più una potenza dominante, la potenza che si credeva dominante fino a qualche anno fa, gli Stati Uniti hanno dimostrato e stanno dimostrando di non essere più in grado di governare il mondo. Qualcuno ricorderà le definizioni che venivano date negli anni 90. Lo sceriffo del pianeta, no? Venivano chiamati gli Stati Uniti. Ecco, questo non esiste più, non esiste più qualcuno che può davvero governare le cose e comandare. Esistono tanti paesi che sono in grado oggi di avere influenza, capacità di influenza, capacità commerciali, capacità politiche o militari, e quindi una multipolarità che toglie le egemonie e che mette ogni singola realtà al centro di un mondo che viene creato attorno a questo, la multipolarità. Pensate al confronto che c'è in atto a livello economico tra, come dire, la vecchia frontiera del capitalismo rappresentata dagli stati del G7, quindi Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Giappone, Francia, Canada, Italia, contro i BRICS, queste nuove economie emergenti, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, più altri 11 paesi che si sono aggregati quest'anno, che vogliono, ad esempio, togliere il dollaro al dollaro il predominio sul mercato mondiale, cioè vogliono che il mondo non sia più governato dal dollaro come moneta di scambio, ma che ci sia la possibilità di creare rapporti bilaterali, una visione del mondo completamente differente, una visione del mondo fondata sulla multipolarità. Perché ancora oggi abbiamo, e anche qui la geografia ci aiuta, le prove che la distribuzione della ricchezza nel mondo non è esattamente una cosa corretta. Sì, non è una cosa corretta perché questa cartografia, che come potete immaginare è un montaggio fatto in più riprese perché la notte del mondo per fortuna non è ancora avvenuta, abbiamo ancora il sole che gira e quindi è noi che giriamo e quindi abbiamo qualcosa di diverso, però ci dimostra in un'immagine dov'è la ricchezza e dov'è la povertà. Quello che è interessante è che dove c'è molto più buio e dove ci sono, soprattutto nella zona africana, dove ci sono le materie prime che ci permettono di avere molta più luce. Voi vedete che anche l'Italia è molto più luminosa, soprattutto al nord, e quindi ci dà esattamente l'idea di quello che sono le difficoltà che noi sfruttiamo per riuscire ad avere le risorse che ci permettono di avere la possibilità di essere così ben illuminati di notte, ma anche di avere tutte le possibilità economiche che abbiamo. Per esempio, la luce più grande che si vede negli Stati Uniti è New York, che è quella luce che si vede sulla costa, quella parte più luminosa sulla costa, e quella luce lì in una notte consuma tutta quella che è l'energia consumata dall'Africa in un anno. E quindi tutte le notti la skyline di New York, che noi apprezziamo molto, comunque utilizza l'energia che il continente africano utilizza in un anno. Questo ci fa capire anche molte cose, cioè ci fa capire che il fatto di
Non avere, per esempio, la possibilità di essere illuminati non vuol dire soltanto che io ho più buio mentre vado in giro per la strada, ma vuol dire che non ho molte attività economiche, che quindi non ho la capacità economica, la possibilità di contrattare economicamente con i miei competitor. Quindi ho l'incapacità di poter dire no allo sfruttamento delle mie risorse, dei miei territori, cosa che infatti noi facciamo allegramente, lo sfruttamento delle risorse dei territori degli stati africani. Ad esempio, una delle guerre di cui parlava prima Raffaele, quella nella Repubblica Democratica del Congo, nasce proprio perché lo Stato, una parte di quello Stato nel nord-est, ha una delle risorse più importanti che ci permette, ad esempio, di fare questo collegamento, di mostrarvi le nostre slide e di essere in tanti luoghi, però tutti insieme ad ascoltare o a parlare rispetto a questo incontro, che è il coltan, cioè questi due minerali, la colombite e la tantalite, che unite ci permettono di avere una capacità maggiore per i nostri microprocessori telefonici, dei computer, ma anche la possibilità di avere una maggiore capacità di tecnologia per tutte quelle che sono le nostre macchine ospedaliere, la risonanza magnetica piuttosto che altre macchine ospedaliere, piuttosto che la possibilità di avere gli airbag, quindi la possibilità di salvarci quando facciamo incidenti in automobile, oppure che ci danno la possibilità di avere dei satelliti che ci permettono poi, prendendo queste fotografie, di fare un'unione, di avere una diapositiva che ci permetta di vedere com'è il mondo illuminato durante la notte. E quindi questo ci racconta però anche appunto di quelle che sono l'incapacità di in alcune situazioni delle popolazioni di poter risolvere le guerre che ci sono proprio perché non hanno le risorse per poter contrattare economicamente alla pari, per cui hanno l'impossibilità di essere attivi e reattivi in maniera coerente con quella che può essere una politica di pace, perché subiscono quello che noi gli diamo. Sì, esatto, è la dimostrazione, la prova, anche qui abbiamo modo di capire come ci sia un problema di fondo. Ora, torniamo a parlare delle guerre in modo più specifico, perché appunto da questa immagine, da questa immagine geografica, riusciamo ad arrivare a definire qualcosa di molto chiaro, e cioè la domanda è perché ci sono ancora le guerre? Le guerre, se ci pensiamo, sono una cosa sufficientemente irrazionale. E, le guerre sono accettare l'idea di andare ad ammazzare qualcuno, farsi ammazzare, oppure l'idea di subire la tragedia dovendo rimanere inerti perché qualcun altro sta combattendo. Questa è una tragedia che si traduce non solo nella morte o nella distruzione della propria città, ma pensate al dramma dei profughi, no? Delle persone in fuga. Oggi ci sono 130 milioni di esseri umani che stanno fuggendo dalle guerre. Vuol dire che un abitante ogni 80 del pianeta oggi è ufficialmente un profugo, cioè una persona cacciata dalla propria terra per colpa delle guerre. Allora, perché c'è la guerra? La guerra c'è perché ha bisogno di una cosa ed è la cosa su cui noi stiamo lavorando di più. La guerra ha bisogno di un elemento, se ci pensate, ed è un elemento di cui parliamo pochissimo e che quasi ignoriamo e che invece è centrale. Pensate, è centrale anche nel racconto storico che noi facciamo delle guerre, dell'insieme delle guerre. E cioè la guerra ha bisogno di consenso. Se io non costruisco il consenso, non avrò la guerra, non posso avere la guerra, perché se io non ho chi o la guerra la combatte o la guerra la sostiene, famoso fronte interno, no? Di cui spesso credo avrete sentito parlare, la guerra finisce immediatamente. Se io ho una popolazione che decide che non va né ad ammazzare né a farsi ammazzare, oppure una popolazione che dice no, questa guerra non la facciamo perché non ci conviene, non è intelligente farla, la guerra finisce. Ci sono nella storia alcuni esempi. Pensate come è finita la guerra del Vietnam per gli Stati Uniti. La guerra nel Vietnam degli Stati Uniti è finita non tanto perché gli Stati Uniti hanno subito una sconfitta militare, ma perché il fronte interno non ha retto, perché ad esempio, le mamme statunitensi, nel momento in cui i reporter hanno cominciato a pubblicare le immagini dei figli, dei loro figli, uccisi
a 15.000 km di distanza per una guerra che chissà perché c'era, le mamme hanno detto: no, noi quella roba lì non la vogliamo, basta, quella guerra deve finire. L'opposizione alla guerra è nata prima nelle famiglie e poi nei campus. E quindi è crollato il fronte interno, non c'era più il sostegno, che soprattutto in un paese democratico paradossalmente fondamentale, alla guerra. E allora, per costruire il sostegno alla guerra, perché la guerra ha sempre una matrice di stampo economico, devo trovare le ragioni, come si dice adesso, la narrazione, il racconto, che educhi, che convinca le persone al fatto che la pace va benissimo, la pace è meravigliosa, però ogni tanto la guerra, per una qualche ragione, può essere ammissibile o concepibile. Pensate a quante parole, come abbiamo, quanti aggettivi abbiamo collegato alla parola guerra. Ultimamente il più utilizzato, il modo per definirla di più era guerra umanitaria. Che se ci pensate, mettere la parola umanitario legata alla parola guerra è quantomeno paradossale, insomma. C'entra poco. È difficile spiegare a qualcuno che muore sotto le bombe che quelle bombe lì sono sganciate per ragioni umanitarie. È complicatissimo. E allora le ragioni della guerra. Quali sono le ragioni della guerra? Perché ci sono ancora 31 guerre? Quando razionalmente abbiamo capito che la guerra non funziona. Beh, ci sono perché si continuano a creare i presupposti perché la gente vada a combattere. Sono tante le ragioni, adesso ne vedremo alcune, ci faremo aiutare ancora dalle carte geografiche, ma fondamentalmente per farne classificazioni grasse, come suol dire, un po' così, una ragione fortissima è nel creare ingiustizia, cioè nel creare fragilità e insicurezza nella popolazione. Una tale fragilità e insicurezza per cui la popolazione accetta di andare a combattere per migliorare o cambiare la propria posizione. Qui andiamo a parlare, a toccare ad esempio il tema dei diritti umani in modo molto preciso e specifico. Cioè là dove i diritti umani vengono ignorati, si creano le condizioni tali per cui le guerre arrivano, perché le guerre vengono combattute, perché qualcuno cerca attraverso la guerra di migliorare la propria posizione. Se voi poteste incrociare le carte, lo potete fare tra le guerre in atto e la situazione del rispetto dei diritti umani, beh, vedete che le cose coincidono. I diritti umani non vengono rispettati nel pianeta. Noi viviamo ancora in un pianeta che ha profondissime ingiustizie. Viviamo in un pianeta, giusto per raccontarvi un po', per darvi un po' di dati, in cui 2 miliardi di esseri umani vivono con meno di $1,90 al giorno. Fate i conti quant'è di reddito pro capite in un anno. Viviamo in un pianeta in cui 10.000 persone ogni giorno muoiono perché non hanno accesso in alcun modo alle cure mediche. O perché non c'è un sistema sanitario nazionale, così tanto ormai criticato nel nostro paese, che gli permette di curarsi anche se non hanno soldi, o perché sono in un paese in cui se sono poveri e sono troppo poveri non possono accedere alle cure sanitarie. Viviamo in un pianeta in cui 200 milioni di ragazzi non hanno accesso alla scuola in alcun modo, in alcuna forma. E noi sappiamo, perché ce lo dicono gli studi fatti dalle agenzie internazionali legate alle Nazioni Unite, che un anno di istruzione mediamente vale un reddito individuale pro capite nella vita di ogni anno $1.500 in più. Ora, se voi tornate a quei $1,90 di cui vi parlavo prima, se ci mettete $1.500 all'anno vicini, poi capite che si tratta di triplicare il proprio reddito pro capite per un anno di scuola. A me è capitato di incontrare persone, una donna ad esempio in Uganda, che era riuscita ad andare a seguire un anno di scuola, il corso di formazione seguito da creato da una ONG italiana, che gli aveva insegnato a leggere, a scrivere, a trattare al mercato e a coltivare meglio il proprio orto, in realtà era un campo, il proprio campo, e a vendere bene i propri prodotti sul mercato. Beh, grazie a questo lavoro, quella donna mi raccontava che nell'anno successivo aveva guadagnato così tanto di più da poter finalmente permettersi di mandare i propri figli a scuola. Quindi capite la reazione, no? Che si mette in moto grazie a una cosa del genere.
Viviamo in un pianeta in cui circa 2 miliardi di persone, soprattutto donne, subiscono questa cosa, hanno la fonte d'acqua più vicina a mezz'ora di strada. Viviamo in un pianeta in cui 2.700 più o meno miliardari, 2.700 miliardari, sono solo 2.700 miliardari del pianeta, sono pochissimi, hanno un patrimonio personale aggregato pari a quello del 38% del resto della popolazione mondiale. Cioè, in queste sproporzioni ci sono le ragioni per cui qualcuno può iniziare le guerre. Se ci pensate, sono le stesse ragioni che portavano un contadino della Basilicata del 1936 a dire vado a combattere in Etiopia perché lì conquisterò un pezzo di terra che qui in Italia non ho. E quindi potrò mantenere la mia famiglia perché qui non lo posso fare, ma se vado a combattere in Etiopia e vinco, conquisto quel pezzo di terra. Oppure la mancanza di libertà, la mancanza di possibilità di espressione di diritto. A me è sempre colpito una frase che diceva un signore che certamente non era un rivoluzionario, ma che fa capire molto bene le cose. Si chiamava Giulio Andreotti, che diceva: se io fossi un palestinese, probabilmente sarei con un fucile in mano. Perché il fucile in mano i palestinesi, questo ve lo dico anche questo per esperienza personale, ce l'hanno perché non puoi vivere in un posto dove per andare a lavorare ogni mattina devi fare 4-5 ore di fila al posto di frontiera. E per passare la frontiera ti denudano, ti perquisiscono e poi se sono di buon umore ti fanno passare, se no ti tengono di lì. E questo non a Gaza, nella, come dire, più normale Cisgiordania. Non puoi vivere serenamente in un posto dove se ti ammali o si ammala tuo figlio per curarlo, devi passare la frontiera, andare in Israele e lì è il Mossad che decide se tu puoi passare o meno. O vivere in un posto dove non hai lavoro, posto dove non puoi costruirti la casa perché non hai materiale di costruzione. No? Ci sono le ragioni per cui la gente decide di combattere. Io racconto sempre questo episodio, anche qui personale. Nel 1994 eravamo anche con Beatrice in Chiapas quando è scoppiata la rivoluzione zapatista e abbiamo assistito all'inizio di questo evento. E un giorno stavano combattendo in un paese vicino e alla fine dei combattimenti io ero accanto a una ragazza molto giovane che era dell'esercito zapatista di rivoluzione di liberazione nazionale, cioè una rivoluzionaria, e gli ho chiesto ma perché hai deciso di combattere? E lei mi ha dato una risposta che è stata illuminante per quanto mi riguarda. Mi ha detto: piuttosto di morire di diarrea, preferisco morire con una palla in testa. Cioè, si fa le rivoluzioni, si decide di combattere perché si muore di diarrea. Perché nel Chiapas del 1994, e ancora oggi è così perché la situazione non è cambiata, 35.000 esseri umani ogni anno muoiono di diarrea. E quella ragazza probabilmente aveva visto morire qualche parente, qualche amico, qualcuno, e quindi aveva deciso di combattere. Allora l'assenza di diritti umani crea la benzina che porta una parte della benzina che porta gli esseri umani a decidere di combattere. La religione come alternativa a una vita normale porta gli esseri umani a voler combattere perché si va a conquistare un paradiso che qui non c'è. Questo peraltro, questo ragionamento ci dimostra una cosa molto semplice, e cioè che le guerre sono sempre evitabili. Noi oggi riusciamo a capire i meccanismi, sappiamo esattamente i meccanismi per cui arriva una guerra. Li possiamo scientificamente classificare e addirittura, come dire, possiamo fare delle predizioni perché abbiamo gli strumenti statistici, scientifici, per capire che lì ci sono le condizioni per cui arriva una guerra. E dovremmo avere anche gli strumenti, ma in realtà sono diventati scadenti, parlo delle Nazioni Unite, per andare a evitare che quella guerra accada, creare le istanze di compensazione per superare quella situazione di crisi per evitare che il conflitto, che non è guerra, diventi appunto guerra, che è lo scontro armato. Noi abbiamo una lingua bellissima, ogni tanto usiamo come sinonimo conflitto e guerra, ma non sono sinonimi. Il conflitto è una situazione che ancora posso risolvere, perché ho gli strumenti per farlo. La guerra è quando ormai lo scontro è andato, quando il conflitto appunto è sfociato e diventato guerra. Quindi capire i diritti umani, sapere che i diritti umani sono una cartina attorno al sole, un modo per
capire come si stanno evolvendo le cose è fondamentale per dotarsi degli strumenti, dotarci degli strumenti per cambiare il racconto. Per cambiare il racconto, ad esempio, sulla inevitabilità della guerra. La guerra non è mai inevitabile, è sempre evitabile. E la guerra nasce anche da un'altra serie di racconti che fanno sì che gli esseri umani, questo ad esempio è stato per decenni un problema molto maschile, accettino l'idea che la guerra in fondo è in qualche modo accettabile. Questa è una carta che noi abbiamo realizzato qualche anno fa. Noi nel nostro Atlante, nella nostra attività, usiamo appunto, utilizzando come base la cartografia di Peters, che è la cartografia che noi abbiamo scelto ovviamente per una coerenza di linguaggio, come base, la cartografia di Peters, realizziamo delle infografiche per tentare di spiegare cosa succede. Questa è un'infografica che abbiamo voluto realizzare quando c'è stato l'anniversario della caduta del muro di Berlino, ma che voleva raccontare qual è la situazione dei muri nel mondo. Come vedete, noi spesso raccontiamo della caduta del muro di Berlino come il momento della grande liberazione, in realtà da quel momento ne sono nati moltissimi di muri, ce ne sono decine, e sono quasi tutti muri, ed è questo ragionamento che mi interessa, non mi interessa entrare nello specifico della questione dei muri in questo momento. Sono quasi tutti muri nati per delineare confini, per affermare confini, per rendere i confini inespugnabili. Non in questo caso inespugnabili a delle forze armate, ma inespugnabili per quella massa di esseri umani, sono circa 300 milioni nel mondo, che si muovono da casa loro per andare a cercare una speranza di vita altrove. Tenete presente che quello della emigrazione è un fenomeno normale nella storia dell'umanità. 200.000 italiani più o meno ogni anno emigrano per andare a cercare fortuna altrove, quindi è un fenomeno che ci riguarda anche da quel punto di vista. Però qui il ragionamento è muro, confine, confine. La parola confine, ecco, la geografia è utilissima anche per capire l'assurdità dei confini. Ora io qui non voglio toccare le sensibilità di nessuno, cerco solo di raccontare delle cose che però mi paiono evidenti. Noi siamo cresciuti e cresciamo con questa strana idea della inviolabilità dei confini, dell'eternità dei confini, i confini che definiscono un'identità nazionale come qualcosa di eterno, di infinito nel tempo. C'è sempre stato e non ci sarà mai. Io vorrei fare una domanda, ma immagino che molti di voi sappiano rispondere. Voi sapete da quanto tempo la nostra Repubblica, la Repubblica Italiana, ha gli attuali confini di Stato? È dal 1975. Trattato di Osimo, definizione di confine orientale con l'allora Jugoslavia. Quindi pensate, i nostri confini nazionali, di cui noi parliamo come di qualcosa sempre esistito, eterno, l'Italia che c'è sempre stata, eccetera, hanno solo 50 anni. Meno di due generazioni. E fra 50 anni chissà come saranno. I confini della Francia, che è come dire, come forma stato, lo stato più antico del continente europeo, sono cambiati decine di volte. L'identità nazionale francese è composta da una miriade tale di differenze, anche oggi. Se voi andate in Francia sentite parlare decine di lingue differenti. La Francia non è stato il primo posto al mondo, pensate un po', che ha scelto il francese come lingua nazionale. La prima a scegliere il francese come lingua ufficiale nazionale è stata la Val d'Aosta, qualche anno prima della Francia. Quindi, questo mito della nazione, che è cosa diversa dall'appartenenza culturale, dall'identità culturale, dal sentirsi parte di una comunità. Questo mito dello Stato-nazione, che è una cosa puramente europea, prettamente europea. Se voi andate in Africa e parlate di Stato-nazione, vi guardano con gli occhi aperti, vi dicono: scusa, ma di cosa stai parlando? Perché la composizione che loro hanno è molto più complessa. Noi, con la nostra idea di Stato-nazione, in Africa abbiamo creato dei macelli, tracciando delle linee di confine in terre che non dovevano essere confine, abbiamo creato il macello. La guerra di cui vi parlava Beatrice prima, quella della Repubblica Democratica del Congo, che ha causato milioni di morti e sta causando ogni giorno, nasce dal fatto che il confine tra Congo e Ruanda è stato fatto a poca distanza dalle miniere del coltan.
E i ruandesi, quando il coltan negli anni 90 è passato da valere 1 dollaro al chilo a 600 dollari al chilo, quindi una ricchezza immensa. I ruandesi, che sono la stessa popolazione di quella parte del Congo, parlano la stessa lingua, hanno la medesima storia, si sono chiesti: scusate, ma perché noi dobbiamo rimanere poveri e quelli lì diventano ricchi? Solo perché qualcuno, lasciando la nostra terra, i belgi, hanno segnato con una riga al confine e hanno scatenato una guerra per controllare il traffico del coltan. Se quella linea non fosse stata tracciata, probabilmente quella guerra non ci sarebbe stata, oppure sì, però sarebbe stata diversa. Allora l'idea del confine forse dovremmo cominciare a rivederla. Pensate al mito, beh, passato da pochissimo il 4 novembre, che è una cosa che a me lascia molto sempre perplesso perché. Sinceramente, prendetela come opinione personale, vi prego, ma pensare che l'esercito sia l'elemento dell'unità nazionale è una cosa che mi lascia un po' perplesso. E invece è questo. Ma al di là di questo, noi festeggiamo il 4 novembre non raccontando la verità sul 4 novembre e sulla Prima Guerra Mondiale. Perché nei libri di storia, io mi auguro che oggi sia cambiata nelle scuole la cosa, ma non credo sia cambiata fino a quel punto. Difficilmente raccontiamo il fatto che siamo stati noi a invadere la terra di altri. Continuiamo a immaginare la prima guerra mondiale e la retorica dei discorsi in piazza, anche questo 4 novembre è quello, l'esercito che ha difeso la patria, non è un esercito che ha difeso la patria, è un esercito che è andato a occupare terre altrui. Abbiamo fatto una guerra di conquista, noi viviamo in un paese che dal 1861, da quando è nato, ha fatto solo guerre di conquista. Fate l'elenco, fatevi l'elenco. L'unica guerra difensiva che abbiamo fatto è la guerra di liberazione, che infatti tendiamo a dimenticare, non vogliamo più raccontare. Allora, il fatto di uscire dalla retorica e raccontare le cose come stanno aiuta a costruire meglio il racconto di chi siamo, la nostra identità. Cioè, smetterla di cantare la canzone del Piave come una canzone che esalta la difesa della patria e interpretare bene le parole, le menzogne che ci sono dietro, a parte questa cosa divertentissima, che forse sapete, forse no. Sapete che l'autore della canzone del Piave era un napoletano ed è anche l'autore di una delle più famose canzoni del repertorio classico napoletano, Tamurriata Nera. Forse qualcuno di voi conoscerà, è dello stesso autore della canzone del Piave, ed è una cosa che a me ha fatto sempre morire dal ridere, il fatto che questo abbia avuto la capacità di fare una cosa come la Tamurriata Nera e la canzone del Piave. Ma detto questo ad esempio è un valore nazionale, no? Cioè pensate come quest'uomo è riuscito a essere rappresentante di culture varie. E allora la questione dei confini, smascherarla, tirarla via, spogliarla di questa retorica che costruisce l'idea del confine come valore assoluto. Ecco, forse questo è un altro modo che abbiamo, che possiamo avere, per raccontare la storia in modo diverso e renderla più coerente, innanzitutto con un'identità vera. Se noi dovessimo raccontare, ad esempio, la verità anche sull'unità d'Italia, se cominciassimo a raccontare le storie sul brigantaggio meridionale come forma di opposizione all'occupazione piemontese, o le storie della resistenza per l'indipendenza della Sicilia nel 1946, forse capiremo di più della nostra identità nazionale, di quello che siamo. O raccontassimo meglio, ad esempio, qui in Trentino, davvero, e io lo dico da Veneto, perché appunto io sono Veneto, quindi sono un acquisito, però mi colpisce il fatto che noi studiamo la Prima Guerra Mondiale pensando giustamente a Cesare Battisti, Fabio Filzi, cioè questi grandi eroi dell'irredentismo, ma dimentichiamo il fatto che i trentini che hanno combattuto con la divisa italiana per liberare il Trentino dall'impero austriaco sono stati 700. I trentini che sono andati a combattere con la divisa austriaca contro i russi dal 1914 sono stati 40.000, con 12.000 morti. Allora, è una realtà che dobbiamo raccontare e possiamo raccontare se smettiamo di mitizzare il confine come elemento di identità.
Questo è quello che cerchiamo di fare con la Tante. Credo che sia arrivato il momento, ora, se avete voglia, di farci delle domande. Spero che il racconto sia stato coerente e chiaro. Sì, grazie mille Raffaele e anche Beatrice per questa lunga carrellata e questi pensieri profondi che avete condiviso. E invece adesso stanno effettivamente arrivando domande. Per esempio, Marta Paludo diceva: rispetto a questo, cioè confini, ma anche chi disegna il mondo e come, avrebbe questa osservazione. La geografia non è un po' la fotografia della storia? Dice, spiegandosi meglio, mi sembra che un po' tutte le carte geografiche che abbiamo visto ci raccontino proprio il perché e il per come si è combattuto ieri e si combatte oggi. Quindi, riprendendo un po' quello che dicevi all'inizio, che effettivamente fai la storia attraverso la geografia. Se però poi vuoi commentare questa cosa, Maria Dario invece diceva: i confini sono politici ed economici, l'identità è culturale. Sì, esatto, la geografia racconta la storia perché la geografia è l'immagine che noi abbiamo in quel momento e quindi l'insieme di appartenenze, scelte culturali, sentimenti, patriottismi, non patriottismi, insomma, tutto quello che abbiamo insieme lo mettiamo all'interno di questo disegno che facciamo del mondo, no? Per cui l'abbiamo visto, se noi Europa ci sentiamo al centro del mondo, imponiamo al mondo di essere al centro come disegno per i secoli a venire, imponiamo un linguaggio, imponiamo una visione delle cose, imponiamo ad esempio una visione anche dei rapporti statali e della forma Stato. Quello che dicevo prima del nazionalismo, no? La nazione Stato, che è un'invenzione anche recente, anche per noi europei in fondo, e però la geografia sì, è l'esatto disegno di un momento. E sapendo questo, la geografia ci permette anche però di spezzare il racconto della storia. Cerco di spiegarmi, al di là delle questioni appunto storiche, no? Cioè collocare le guerre nella storia diventa fondamentale per capire dove c'è stata la pace, ad esempio andare a indagare quelle cose. Non so, guardare le carte del Mediterraneo della seconda metà del 200, del 1200, significa guardare le carte di un Mediterraneo pacificato dagli accordi di pace che aveva fatto Federico II con il sultano per il vicino Oriente, quindi un Mediterraneo che era in pace e con la navigazione assolutamente libera. Quindi c'è un legame molto, molto stretto tra queste cose. E oggi, ad esempio, guardare una cartina della Cisgiordania, per com'è realmente, non per com'è disegnata dalle Nazioni Unite, con le colonie israeliane che spezzano il territorio continuamente e l'impossibilità per i palestinesi di andare da un punto all'altro. Per andare da Ramallah a Betlemme ci impiegano 5 ore, sono 25 chilometri. Ecco, guardare quella carta ti fa capire le ragioni per cui c'è una guerra in corso e c'è una guerra permanente, perché è evidente un'ingiustizia, no? Quindi la geografia è legata al momento storico, sicuramente. E la questione dei confini, invece, è assolutamente vera ed è, qui bisognerebbe aprire un altro ragionamento su cui noi stiamo lavorando da un po' di tempo, e cioè sul legame, su quando è nata la guerra e perché è nata la guerra, al di là delle interpretazioni che alcuni fanno, anche molto corrette. Noi discendiamo dai primati, quindi siamo, come dire, naturalmente vocati alle gerarchie, allo scontro, però lo scontro spesso ritualizzato, aggiungo io. Secondo noi c'è un legame molto stretto, e questo conferma il legame che noi vediamo assoluto tra guerra e economia. C'è un legame molto stretto con la questione della proprietà privata. Cioè, secondo noi la guerra nasce quando l'uomo maschio proprio riesce a imporre l'idea della proprietà privata rispetto ad altre forme, ma questo è un discorso più lungo. Però in qualche modo l'idea di Stato-nazione, che prosegue l'idea che insomma nasce, sappiamo, quando si cominciano a identificare con più chiarezza le appartenenze culturali, linguistiche, quindi le territorialità legate alle similitudini dal punto di vista della lingua, della cultura, delle tradizioni, quindi dal Settecento in poi, più o meno,
Sì, i confini sono la definizione di una proprietà collettiva, come è lo Stato-nazione. Lo Stato-nazione, che sia uno Stato autocratico, che sia uno Stato democratico, è di fatto la definizione di una proprietà collettiva. E la proprietà collettiva, così come la proprietà privata, deve essere difesa e va salvaguardata. Questo purtroppo però ha prevaricato, anzi ha valicato l'idea di una identità culturale, che invece è completamente differente, che prescinde il fatto di avere un confine, una sbarra che si alza o si abbassa, o addirittura una montagna che mi divide da un altro popolo. Se si va in Africa, questa cosa diventa evidente, cioè le scelte che fanno in alcune zone dell'Africa, quando in Africa, quando in Uganda hanno deciso di ospitare i profughi sudanesi che arrivavano per la guerra interna al Sud Sudan. Le decisioni su come ospitarli sono state prese dal governatore della regione che accoglieva queste persone, che è il West Nile, ma insieme a lui hanno codeciso i re delle popolazioni che vivono in quell'area e sono re di popolazioni che vivono a cavallo dei confini e che hanno ancora in quella cultura, in quella realtà, un ruolo reale di identità. Quindi oggi credo dovremmo puntare più a una questione di identità culturale, di appartenenza culturale, più che all'appartenenza ad uno stato sovrano, come dire, alla definizione di un territorio che sta dentro confini che vengono in qualche modo modificati poi dal tempo, dalle guerre, dalla storia, dalle paci, da tante situazioni differenti. Grazie. Tra l'altro, il primo incontro la volta scorsa abbiamo proprio parlato del tema dell'identità, perché è un tema grosso, un po' da decostruire. Infatti, riguardo al discorso dei confini, la professoressa Lovato diceva che valeva anche per il confine dell'ex Jugoslavia o per gli armeni, dice che casualmente si trovano sotto russi o turchi a seconda appunto dello spostamento del confine. La collega Lia Valente che diceva: come conciliamo allora i contenuti dei testi di storia con il tentativo di proporre una visione diversa, sebbene più coerente e veritiera rispetto alla vulgata? Beh, qua è una situazione un po' complessa, nel senso che comunque ci rendiamo conto che il Ministero si aspetta determinate cose, però è pur vero che raccontare le cose in maniera diversa è sempre possibile, nel senso che in ogni caso posso mantenere il programma di storia dando un taglio diverso a quello che sto raccontando, ad esempio, no? Quindi dando importanza o dando la reale importanza che è a quello che mi serve per raccontare. Ci sono ad esempio anche degli osservatori rispetto ai libri di testo che fanno attenzione a quello che viene raccontato nei libri di testo, cioè ci sono libri di testo che raccontano che Gerusalemme è la capitale di Israele e noi sappiamo che non è vero, che è Tel Aviv, quindi in ogni caso anche i libri di testo e i ministeri spesso raccontano cose che non dovrebbero essere raccontate. Quindi è un po' anche la capacità che si deve avere, un po' anche di collaborazione all'interno delle scuole. Quello di cui ci siamo resi conto è che spesso quando noi andiamo nelle scuole lavoriamo con più insegnanti, con più materie, cioè non è che è soltanto l'insegnante di geografia o di storia che ci accoglie, spesso è l'insegnante di religione che ci accoglie, anzi, perché è la persona che parla dei diritti umani. E è più laica di quanto si possa pensare spesso, anche se magari è veramente una persona religiosa con tutto quello che serve, quindi un sacerdote o una persona che è all'interno del corpo ecclesiastico. E quindi in realtà è un pochino questo, cioè è anche la capacità di scindere quello che ci viene richiesto e di non essere soltanto delle persone che accondiscendono, perché anche è meno faticoso accondiscendere, è più difficile, più faticoso cercare di dare delle risposte coerenti con quello che è il programma utilizzando altri punti di vista e quindi diventando anche un pochino più discorsivi anche e attenti a quelle che sono le necessità degli alunni. Quando io ho chiesto a un insegnante di storia, erano gli anni 2000, ma perché nessuno raccontava quello che era successo nel Vietnam degli anni 60, mi è stato detto perché non è ancora storia. Ora però che in realtà i nostri programmi di storia nelle quinte dei licei iniziano, se ci va di fortuna, alla fine della Seconda Guerra Mondiale,
fa un po' riflettere questa cosa, perché si, comunque si crescono delle persone che non hanno idea di ciò che gli è successo da 60 anni a questa parte e quindi si dà per acquisita un'ignoranza che poi si vede in quello che è la vita co costante quotidiana e di cui forse possiamo pensare di essere responsabili se non riusciamo ad uscire da uno schema anche che è imposto, ma che in qualche maniera con approfondimenti, con formazioni fatte, con incontri fatti ad hoc per gli studenti, proporre loro anche durante le loro assemblee, alcuni incontri, eccetera, si possano smontare alcune situazioni, insomma, perché comunque il mondo della scuola continua a lavorare in maniera separata da quello che è il corpo sociale, però in realtà il corpo sociale sa che cosa succede fuori, cioè gli studenti e le studentesse non sono esseri marziani che arrivano lì, si infilano e escono e sanno che cosa succede. Ormai la tecnologia permette loro di avere molte più informazioni di quelle che permetteva a noi, però noi sapevamo che cosa succedeva fuori dalla nostra scuola, seppur fossimo stati costretti, quindi in realtà è sempre quello che riusciamo a fare noi come protagonisti di quello che è il nostro modo di lavorare, il nostro modo di insegnare. Mi rendo conto che non è facile. Da storica aggiungerei un'altra cosa che mi pare che si trascuri molto e si potrebbe riprendere tutto il discorso sulla non violenza e i movimenti che ci sono stati anche nel nostro paese negli anni, diciamo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tutte le battaglie per l'istituzione del servizio civile. Come dire, pacifismo e non violenza non è la stessa cosa, però le due cose andrebbero ricordate perché si è persa memoria del fatto che c'è stato un momento in cui si pensavano queste cose ed erano molto diffuse. Adesso il linguaggio bellicista direi che prevale. Ci sono un po' di commenti, tipo il professor Boni è intervenuto due volte. In uno diceva la proprietà collettiva nazionale ha lo scopo di occultare i reali rapporti di proprietà e le disuguaglianze che promuovono. E più sotto aggiungeva, attenzione che i diritti umani. Molto interessante questa. Sono serviti per giustificare la guerra umanitaria occidentale in Jugoslavia e sono completamente d'accordo, soprattutto in Kosovo, e spesso i diritti umani vengono considerati da popoli che non sono europei, che sono altrove, che hanno altra cultura, l'ennesimo strumento di colonizzazione europea. Quindi è delicatissima la cosa, è reale, è un problema reale questo segnalato. E la soluzione sta nel fatto di, primo, di non considerare comunque i diritti umani giustamente come una verità evangelica, voglio dire, no? Ma sono evidentemente degli strumenti che vanno adattati alle culture, alla realtà, in modo anche molto contraddittorio, forse a volte, molto complesso, molto difficile. C'è ad esempio un problema che noi abbiamo riscontrato, che ci ha colpito molto quando l'abbiamo scoperto. I diritti umani non sono ufficialmente, poi ci sono delle differenze, vi spiegherò, ma dal punto di vista formale non sono mai stati accettati dalle religioni del libro. Cioè, la religione ebraica, la religione cristiana, la religione e la religione islamica ufficialmente non accettano l'idea dei diritti umani perché, essendo religioni rivelate, non possono ammettere che ci sia una legge umana superiore alla legge divina. Questo di fondo. Poi è chiaro che non è così, fortunatamente, nel senso che dal Concilio Vaticano II in poi il Vaticano, cioè la Chiesa Cattolica, ma fondamentalmente tutte le religioni cristiane, hanno fatto grandissimi passi avanti e hanno, come dire, inglobato pezzi dei diritti umani, così come erano definiti, all'interno del proprio comportamento, non solo della propria interpretazione. L'Islam stesso ha fatto un tentativo che viene sempre sottovalutato, ma che secondo me invece è importante, un tentativo di secolarizzare questa cosa, quando nel 1979 ha elaborato la dichiarazione dei diritti umani dell'Islam, dell'uomo dell'Islam, che è un adattamento della dichiarazione alle verità rivelate del Corano, che è un casino, se ci pensate, il Corano ha questa prerogativa di essere
Cioè, mentre gli altri libri, quello della, che sono alla base della religione ebraica e della religione cristiana, sono libri in cui la voce di Dio è comunque elaborata dai profeti, da uomini, da esseri umani che la scrivono. Il Corano è la voce di Dio che parla, cioè Dio ha parlato in arabo. Maometto non ha fatto altro che è stata la macchina da scrivere. Quindi l'arabo è la voce di Dio, quindi è ancora più difficile cambiare questa roba per il mondo islamico, però anche loro hanno fatto questo sforzo e hanno cambiato. Quindi i diritti umani possono diventare una questione anche pericolosa, possono diventare un ulteriore strumento di ingiustizia. Spesso gli stati europei in questi anni hanno usato i diritti umani, la questione dei diritti umani, per ricattare dal punto di vista commerciale degli affari gli stati africani. E quindi vanno trattati con cura. Certamente però per noi, per la nostra cultura, per il mondo in cui viviamo e per il periodo storico in cui siamo nati, i diritti umani sono la punta più avanzata dell'elaborazione che abbiamo potuto fare come elaborazione del diritto collettivo e di uno strumento che ci porti alla migliore ipotesi di uguaglianza tra gli esseri umani. E quindi dobbiamo lavorare e continuare a lavorare su quelli. È come pensare che siccome la democrazia non funziona, allora è meglio ridurne gli spazi, un po' come sta succedendo in tutto il mondo, no? La democrazia è difficile, per cui come strumento cosa facciamo? Riduciamo gli spazi democratici. Ad esempio, creiamo questo mito, che è il mito attuale che abbiamo anche in Italia, che la democrazia è il fatto che tu voti, quindi sei in un paese democratico, che è una cosa terrificante. Cioè, noi non salviamo la democrazia rielaborandola e rilanciandola, ma eliminandola. Con i diritti umani dobbiamo avere l'attenzione di tenerli, tenerli saldi, tenerli come punto di riferimento, ma come punto di riferimento di un'evoluzione, cioè di un cambiamento che ci deve essere, di una rielaborazione dei diritti, non dell'essenza dei diritti, ma delle parole dei diritti, dell'applicazione dei diritti, del momento storico dei diritti. Se non sono applicati alla storia, anche loro muoiono, diventano qualcosa di vecchio, perché pensate solo al diritto alla privacy come è cambiato, no? Nel mondo, il diritto alla nostra identità, a mantenere e a preservare la nostra identità come è cambiato. Quindi è una elaborazione costante, però è una domanda assolutamente fondamentale che dobbiamo porci continuamente. Grazie. Un'altra domanda notevole. Il professor Piccolo chiede: la progressiva sostituzione degli stati con un mercato sovranazionale, come dimostra la storia dell'Unione Europea, potrebbe essere la via per raggiungere un mondo senza guerre? Bella domanda questa. Cioè, se io sapessi una risposta certa, non sarei qui oggi a farvi fare questo incontro, chissà dove sarei. Anche perché sarei dotato di una sfera magica e potrei predire il futuro. Per gli elementi che abbiamo, ad esempio, è un ragionamento che facciamo spesso come Atlante, è che andare verso forme di cooperazione sovranazionale o interpopolare, soprapopolare, quindi fra popoli, è inevitabile, perché oggi il nostro mondo è organizzato in modo inequivocabile, in modo collaborativo. Il paradosso, se ci pensate, il paradosso della guerra fra Russia e Ucraina. Mentre noi combattavamo la Russia perché stava invadendo l'Ucraina, comunque continuavamo ad avere relazioni con la Russia. Relazioni essenziali dal punto di vista mercantile, commerciale, dei beni. Ed è così per tutti, cioè oggi non esiste uno Stato, una nazione, che sia piccola o grande o che sia sovranazionale, in grado di dire io sono autonoma. Nessuno, praticamente nessuno è più autonomo dal punto di vista alimentare, ad esempio. Pochissimi sono autonomi dal punto di vista dell'acqua, nessuno è autonomo dal punto di vista delle risorse, nessuno è autonomo dal punto di vista della produzione di beni. Siamo talmente interconnessi che, e questo mi rendo conto, è una speranza, però una speranza che ha una base di concretezza, vi garantisco, che secondo noi la guerra diventerà inutile perché stupida, perché è considerata stupida, perché sarà molto più intelligente, come dire, trovare degli accordi, cooperare. C'è stato un periodo della storia, anche recente, in cui questa cosa ha funzionato, eh? Noi l'abbiamo vissuto tutti, anche se non ce ne siamo accorti, ma tra il 1995 e il 2012 c'è stato un momento in cui l'umanità
la linea politica, la linea di relazioni internazionali era quella della cooperazione, non quella della guerra. E infatti, se voi guardate in quegli anni, il mercato delle armi era crollato, perché si badava molto di più alla cooperazione. Ma detto questo, io credo che inevitabilmente si formeranno delle aggregazioni sovranazionali, cioè l'attuale idea di Stato-nazione sta scomparendo. Cioè, davvero, secondo voi, un ragazzo italiano di 18 anni o una ragazza italiana di 18 anni hanno l'idea dell'Italia che abbiamo noi? Cioè, questo è uno che nacque in un periodo storico in cui c'è l'euro, in cui più o meno automaticamente parla l'inglese o parla un'altra lingua, in cui sa che può mollare la propria città italiana e andare a vivere a Parigi, a Copenaghen, a Madrid, a Berlino, senza nessun problema, perché le leggi, le norme, l'abitudine, la consuetudine glielo permettono. Quindi non ha un'idea di nazione come abbiamo noi, come me, che quando avevo 16 anni volevo andare in Austria, dovevo prendere il treno, fermarmi alla frontiera, presentare il passaporto, cambiare gli scellini, scendere dal treno, cambiare il treno, perché addirittura lo scartamento dai binari era differente, quindi il treno italiano non poteva passare con le ferrovie tedesche, austriache. No? Cioè, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 18 anni oggi hanno una visione che è completamente differente e già questo conta. Quindi io credo arriveremo a delle forme di cooperazione sovranazionale. Mi auguro che non abbiano il mercato come elemento determinante, perché se hanno il mercato come elemento determinante, la storia dell'Unione Europea lo sta dimostrando, sono destinate al fallimento o comunque fanno molta fatica ad affermarsi. Devono avere come elementi determinanti anche l'economia, certamente, ma probabilmente ragioni più sociali, di stato sociale, proprio quindi di diritto e di cultura. Però questa cosa, secondo me, succederà, accadrà, è abbastanza inevitabile. Professor Valerio scrive: leggere la storia attraverso la geografia è uno dei caposaldi teorici della scuola francese degli annali. Pensando al fronte russo-ucraino e seguendo la geografia, mi viene da pensare che in fondo la Russia putiniana abbia pensato a una sorta di egemonia, magari energetica e non solo, sull'Europa, visto che geograficamente l'Europa è una sorta di appendice dell'Eurasia. Il movimento verso Occidente della Terza Roma credo sia nelle corde degli attuali ideologi di Stato russo. Cosa ne pensate? In realtà è nelle corde della classe dirigente russa fin da Pietro il Grande. Cioè, quello che sta facendo Putin è assolutamente coerente con una storia culturale russa e di gruppo dirigente russo. La visione della grande Russia che si oppone all'Europa, pensate a quante guerre la Russia imperiale ha combattuto contro l'impero austriaco contro la Prussia, no? Per il dominio della Polonia, delle zone, quella che noi chiamiamo Europa centrale, Europa dell'Est, in realtà Europa centrale. E quindi Putin si è mosso sulla linea di una coerenza storica, di una visione storica della Russia, di quello che è la Russia. La Russia si vede da 400 anni, come una grande potenza continentale a cavallo tra questa penisola. È verissimo, l'Europa geograficamente non esiste, geograficamente l'Europa è un'appendice dell'Asia, no? Esiste politicamente e culturalmente l'Europa come identità storica, e qui andiamo, no, a quella che viene alle guerre tra greci e persiani, alla rottura raccontata dalla mitologia greca tra Europa e Asia, insomma c'è un mondo molto, molto affascinante attorno a questa divisione tra questa richiesta di autonomia dell'Europa dall'Asia, perché questo si tratta. La Russia si è sempre vista come continente che riesce a raccordare territorialmente i due territori e che si oppone all'Europa. La Russia è sempre stata avversaria dell'Europa. Anche se qualcuno dice la Russia fa parte dell'Europa, sì, è vero, la Russia fa parte profondamente della storia europea, però è anche avversaria storicamente. E Putin sta cercando di ricostruire quelli che secondo lui sono, come dire, i confini, gli elementi di territorialità di questa appartenenza a questa idea di grande Russia. Facendo una cosa peraltro che altri fanno altrove, cioè anche in storia più recente,
se qualcuno andasse a occupare il Messico, non so come reagirebbero gli Stati Uniti. Molti di noi hanno bene in testa come hanno reagito gli Stati Uniti quando a Cuba, nei primi anni 60, i sovietici hanno cercato di mettere le loro basi militari, no? Quindi i giardini di casa ce li hanno tutti. Anche due commenti, probabilmente quando parlavi e sottolineavi il discorso dei diritti umani, perché la professoressa Dario dice che i cinesi sostengono che in mandarino il termine diritti umani non esiste e non ha senso. Non so se tu ne sappia qualcosa. E invece il professor Valerio diceva che i diritti umani storicamente sono un prodotto frutto di fatiche intellettuali e di lotte di emancipazione della cultura occidentale, e dopo secoli di colonialismo occidentale il resto del mondo sicuramente li guarda di traverso. Quindi l'idea Assolutamente. dei diritti umani come imposizione di una visione occidentale sul resto del mondo. Il mondo comunista ha sempre rifiutato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ritenendo che il modello socialista andasse oltre i diritti umani, che sono, e questo è vero, una rappresentazione della idea dell'Europa liberale. I diritti umani, non a caso, dicono che il diritto inalienabile dell'umanità è la proprietà privata. E su questo si aprono dei mondi, no? Di discussione, di dibattito, di confronto. Quindi i cinesi non hanno mai, a loro dei diritti, per loro, per i diritti umani, sono uno strumento di manipolazione del mondo occidentale europeo. E quindi non sono accettati per quello che sono, non c'è dubbio. Ma in buona parte, in altra parte del mondo è così. I diritti umani non hanno un valore universale. La Dichiarazione Universale non è firmata da tutti. L'unica appendice, l'unica, scusate, dichiarazione internazionale firmata veramente da tutti i paesi del mondo è la Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo del 1990. È l'unica dichiarazione che è stata firmata da tutto il mondo. Poi non viene rispettata, è un altro discorso. Ma è l'unico documento che non ha mai trovato opposizioni. Il valore dei diritti umani, secondo me, sono quelli che comunque forniscono una base non politica, ma scientifica di analisi delle cose. Cioè ti danno una griglia di lettura, voglio dire, no? Di quello che può succedere. E sono invece, dal punto di vista della politica, intesa come discussione nella comunità, a questo punto della comunità mondiale, un interessante elemento di discussione, cioè avviano comunque una discussione su alcune cose che altrimenti non ci sarebbe. In più, almeno dalle nostre parti, hanno garantito una serie di miglioramenti, penso per quanto incompiuto la questione femminile, ad esempio, no? È ancora inconcepibile che esistano delle differenze fra uomo e donna nei nostri paesi, in Italia, ad esempio. Come facciamo a dirci paese democratico se non abbiamo realizzato appieno la parità? È un controsenso che dovrebbe farci ragionare, e questo, ad esempio, nella dichiarazione, almeno come principio, è previsto. Lì sarebbe la Costituzione come orizzonte ancora da conquistare anche da noi. Non vedo più domande in chat, tanti Bene. ringraziamenti, molti molto contenti. Posso chiederti una cosa io fuori sacco? Visto che citavi la presenza, mi pare tu abbia detto 51 conflitti in questo momento, è la questione di sti paesi sicuri. Cioè, in quell'elenco che adesso hanno fatto, ci hanno messo tutti i luoghi da cui si fugge da conflitti o stanno trascurando conflitti, guerre, scusami, guerre guerreggiate, ovviamente, conflitti, come dicevi giustamente, sono di più. Stanno mettendo in campo situazioni e paesi ritenuti sicuri che in realtà non lo sono per le persone che vi abitano. Faccio un esempio d'Egitto. Ora noi abbiamo un giovane ricercatore italiano che qualche anno fa è stato prelevato dai servizi segreti ed è morto ammazzato come è stato ammazzato. Dove se tu sei una persona che non è pro regime, comunque rischi, dove hai tutta una serie di incapacità e di impossibilità di vivere una vita che ti permetta di esprimerti per quello che senti. E quindi non è un paese sicuro.
per tutte le persone che vi abitano. La Nigeria, che era stata inserita in primis e che forse adesso hanno tolto, non è un paese sicuro per tutte le persone che vi abitano, perché è un luogo dove comunque ci sono dei grossissimi scontri fra i gruppi musulmani e i gruppi cristiani, dove ci sono moltissime situazioni in cui le donne rischiano la vita perché non aderiscono a quello che la realtà sociale chiede loro, e quindi anche qua si ritorna al fatto che noi comunque teoricamente teniamo in considerazione quel tipo di diritti. E quindi non è vero che sono tutti paesi sicuri. Per esempio, alcuni dei paesi sicuri delle liste precedenti hanno subito dei golpe, per cui mentre le persone erano qua, per cui persone che magari erano venute via perché comunque avevano delle situazioni di difficoltà nel vivere lì, si sono viste riconosciute la possibilità di rimanere in Italia con un permesso come rifugiato, quindi con 5 anni di protezione internazionale, perché nel frattempo era successo che gli era arrivato un golpe e era stato così eclatante che anche in Italia se ne era parlato. Quindi in realtà molti dei paesi ritenuti sicuri non lo sono per le persone che vi abitano. Il Bangladesh, il Pakistan non sono paesi sicuri perché comunque ci sono bande religiose o comunque bande anche organizzate che non permettono di vivere in maniera corretta. Le persone omosessuali in molti luoghi non hanno la possibilità di vivere perché rischiano la morte. Quindi molte persone che vengono dall'Asia, e viene detto che per loro è normale tenersi per mano, andare in giro per mano, eccetera, e non c'è nessun problema, cioè non è che questo. Però poi ti rendi anche conto che quando riescono a ottenere una qualunque protezione, ti rendi conto che in realtà molte di queste comunque erano persone che praticavano l'omosessualità, che nel loro paese era assolutamente vietata, e per loro, finché erano all'interno di un processo di accettazione della loro richiesta di asilo, mantenevano nascosta, per esempio. Una volta ricevuta la protezione, si permettono di essere loro stessi o loro stesse. E quindi è una cosa molto complessa. Spesso ci si è resi conto che si hanno questi paesi sicuri, paesi con cui si hanno delle relazioni economiche molto importanti. La Tunisia è uno di questi, anche il Marocco è considerato un paese sicuro, ma le persone che vivono nel deserto, non soltanto quelli che in questo momento devono affrontare la questione del muro, eccetera, ma anche le popolazioni del deserto non vivono una situazione sicura perché non parlano neanche il marocchino, parlano una loro lingua. Quindi in realtà le persone che vengono qua non sono in una situazione sicura. Ci sono zone del Marocco in cui c'è stato un terremoto, per cui, ad esempio, molto tempo fa, per cui in realtà ci si è distrutto tutto, e quindi che sicurezza hanno lì? Però nessuno ha fatto niente, un po' diciamo così, quello che noi abbiamo visto succedere in Spagna, che però è rimasto esattamente quello che poteva essere stato la questione di Messina, che siamo ancora, o il Belice, o comunque le situazioni in cui da cui le persone vengono via, perché poi non hanno più la sicurezza per poter stare nel loro stato, nel loro paese. Però noi non accettiamo neanche che arrivino qua e le nostre ambasciate non danno permessi neanche alle persone come gli afghani, che sono costretti a farsi dei viaggi assurdi per cercare di arrivare. Bene, bene, allora io ringrazio a nome di tutti gli istituti di storia e resistenza del Veneto, Raffaele Crocco e Beatrice Taddei Santini, per la loro relazione, per la lettura proposta sulle guerre legate strettamente alla mancanza dei diritti umani, al controllo dei traffici commerciali, alla precarietà, alla definizione, tracciamento dei confini tra stati, e mi fermo qui. Veramente grazie di cuore per essere stati con noi. Ringrazio anche tutti gli insegnanti che ci hanno seguito anche in questo secondo incontro in maniera numerosa. Eravamo quasi, no, eravamo 150, più o meno sempre questo numero costante di presenze.
Ricordo a tutti il prossimo incontro che si terrà giovedì 14 novembre, sempre con lo stesso link, sempre alle ore 16:30, quando saranno presenti il professor Niccolò Pianciola dell'Università di Padova, che ci parlerà di esodi, espulsioni, deportazioni tra guerra e dopoguerra in Europa tra il 1943 e il 1961. E anche la professoressa Marcella Simoni dell'Università di Venezia, che tratterà invece il tema delle migrazioni, degli spostamenti di popolazione tra Israele e Palestina dal 1948 al 1967. Siamo stati in orario, sono le 18:36, quindi io veramente ringrazio ancora tutti e vi do appuntamento alla prossima conferenza. Grazie e buona serata a tutti.